Amici del basket, buon pomeriggio e benvenuti al Palasport Extra Mario D'Agati per questo turno importantissimo, 19esimo della Serie C Silver. Ne mancano 7 al termine e di fronte la prima della classe a Siber Prato, testa della classifica generale con 28 punti, quarta l'Arezzo con 22 punti. Pallone nelle mani del primo arbitro, il signor Sgherri Tommaso, che ha dato il pallone a due in questo match, il big match della 19esima giornata. Perde il pallone, vediamo le formazioni, che il quintetto di base che è stato schierato in questo primo tempo, tre danesi. Perde il pallone, improvvisamente arriva il numero 5 Dolfi, Lorenzo Dolfi. Va Lorenzo Dolfi con il destro allargato a cercare presumibilmente l'avversario che ha usato troppo nei suoi confronti. Parte molto bene l'Arezzo che schiera Baracchi numero 3, 5 Dolfi, 8 Cutini, la mette dentro l'atleta del numero 90, chiaramente non ha bisogno di presentazione, Tahiti dalla lunga distanza. Perde il pallone in mezzo a tre giganti e va a girare il pallone, e Claudio Castelli, un solo nome, Claudio Castelli, il guerriero cavalleresco. Inizio delle due formazioni, grande fair play da parte della formazione maglia azzurra con i colori bordato rosso e la formazione di Casa Canonica maglia amaranto, bianco amaranto. 5-3, vantaggio della formazione di casa, dicevamo, scontro clou di questa 19esimo turno di campionato. Fa girare dalla lunga distanza, questa volta non va, cerca la realizzazione dalla lunga distanza, va sotto canestro Raul Giommetti, il nostro gigante buono che nell'ultimo turno ha portato a casa, è andato sopra le 10 realizzazioni, un po' meno vediamo, ha cercato di ostacolare regolarmente Giommetti, il colosso avversario, il numero 90 Tahiti. Dicevamo il quintetto danesi 3, 7 Stein, 8, 9 Fontani, 90 Tahiti, 22 pinna. Tahiti dalla sua corsia di destra, non va questo tentativo, va sulle mani e cerca di me, non va, secondo tentativo, allunga la gittata al 22 pinna, 7-3, vantaggio per la formazione di casa, per niente intimorita dal blasone degli avversari, dei lanieri, che devono riscattarsi dalla sconfitta dell'ultimo turno. Hanno perso con il fucecchio in casa 89-81, mentre più grave la nostra sconfitta a Siena contro il Costone 62-58, ma gli ultimi secondi, il mancino, il ciclone aretino, Matteo Cutini, partenza oltremodo spavalda dei nostri ragazzi che senza alcun timore reverenziale, la prima della classe, è la tripla, è il numero 7 Staino, 9-6, vediamo due triple per la formazione ospite. Noi vediamo Claudio Castelli, finta il primo tentativo e poi sotto mano. Raul Giommetti ostacolato ci sembra dal numero 90 da Tahiti in maniera non eccessivamente corretta. Vediamo da tre e la mette dentro, ancora da tre. Tahiti passa in, raggiunge il perfetto equilibrio, 9 pari con queste tre triple, praticamente la formazione non va, ha usato troppo Claudio Castelli, questo suo tentativo velleitario dalla lunga distanza, è il numero 7 che va a servire pinna, lunga distanza, questa, no, vediamo improvvisamente Matteo Cutini, arriva sotto canestro, ottimo scambio, la mette dentro Danesi, la sotto canestro, passa in vantaggio la formazione ospite, 11-9,
è in attacco la formazione in maglia bianco amaranto, e Giulio Bianchi che dialoga sulla corsia di destra, Matteo Cutini, ottimo, giganteggia nell'area pitturata Matteo Cutini con un entusiasmante gancio destro, si avvita in cielo e va a mettere un prestigiosissimo punto, ritrova l'equilibrio, 11 pari tra le due formazioni. Vediamo livello ad alta quota, mentre il numero 9 che si porta è Fontani, che si porta dal direttore di gara, primo arbitro Sgherri Tommaso, coadiuvato da Sposito Gian Matteo, al tavolo della giuria il segnapunti Vera Bracchi, Cronomen Borgia, Pietro Luigi, 24 secondi Chiara Mirarchi, c'è anche l'osservatore il signor Alessio Fabiani di Lucca. I due arbitri sono Sgherri Tommaso, primo, secondo Sposito Gianmarco, entrambi di Livorno. Si riparte, tiro aggiuntivo per Matteo Cutini, vediamo come la sua prontezza di riflessi, la sua preparazione, la sua... grande precisione balistica di Matteo Cutini, che va a realizzare anche il tiro aggiuntivo. Passa in vantaggio, ruba il pallone. Ha fischiato, vediamo, non sappiamo cosa ha fischiato il direttore di gara. Primo arbitro Sgherri Tommaso di Livorno, che è andato a sincerarsi con il tavolo della giuria relativamente al, mentre aveva rubato il pallone il nostro atleta Bianchi, ci sembra aveva tolto il pallone letteralmente, va fino in fondo, cerca in mezzo, non va a rimbalzo, ancora nel regno dei giganti hanno la meglio i Lanieri con il numero 7 contratto da, vediamo l'esperienza, cerca, non va a rimbalzo. In due si ostacolano, bravo da Giommetti, Matteo Cutini finta e poi si libera, libera in mezzo ad avversario, non va, rimbalzo, alla meglio il numero 22 che va, cavalcata, non va, rimbalzo, bravo Giommetti, cerca la serenità, la calma, Claudio Castelli, non più giovane ma veramente un'esperienza, un gladiatore, vediamo, si libera, cerca Bianchi di verticalizzazione di Dolfi, Lorenzo Dolfi, smanaccio, Matteo Cutini, contratto irregolarmente dal numero 22 Pinna, ancora Matteo Cutini alla lunetta. È una partita difficilissima, dicevamo, dopo la sconfitta casalinga col Fucecchio dell'ultimo turno 89-81, la formazione pratese deve cercare di invertire la rotta, ma anche Arezzo va ancora, secondo tentativo Matteo Cutini, tre su tre, si presenta veramente in ottima forma con la precisione balistica eccellente, con una... sono punti che servono e che negli ultimi vediamo incertezza. Ottimo gesto atletico di Matteo Cutini, va per Bianchi, stoppato Bianchi sotto canestro, la meglio ancora una volta Danesi, cerca la bomba che non arriva, rimbalzo Raul Giommetti, dai e vai per Giulio Bianchi, transizione, lungo servizio con il mancino aggancia, capitano, e non la mette dentro, peccato, secondo ferro e poi risputato a canestro. Vediamo la nostra sconfitta amara veramente a Siena contro il Costone, ha interrotto la striscia positiva di 5 incontri a rimbalzo, di 5 turni, li ricordiamo a Colle, a Quarrata,
sconfitte esterne, vittorie dei nostri ragazzi, hanno dato là al nostro coach Omar Serravalli. È troppo lungo questo aggancio di Giommetti. 14-11 vantaggio la nostra formazione. Leggera pausa dei pratesi dopo l'errore, lo scambio, l'imprecisione. Cerca la tripla dalla lunga distanza, bisogna trovare le misure a questo numero 90. Va Rao Giommetti, Rao Giommetti non lo fa girare da dietro. E questa volta rimbalzo, Rao anticipa il numero 90, Tahiti. Ottimo Claudio! È il numero 22 Pinna che ha avuto la meglio. Cerca di spingere. Staino la mette dentro nonostante il disturbo provocato dal esperto Claudio Castelli. Una indecisione pagata cara, una è il numero 3 Danesi che addiviene alla decisione arbitrale. Ancora in bonus le due formazioni ed ora entrano, fa il suo ingresso lo zar, il nostro Kirlis Laurinas, ha portato un vento di gioventù, un vento, una freschezza atletica, ha portato una miriade di punti e di azioni veramente pressanti, azioni. E vediamo quale sarà la sua marcatura, vediamo come il numero 7 si è messo dalle costole di Kirlis, è l'elemento più Rao Giommetti la mette dentro! Vediamo come il numero 7 non guardi più il gioco, ma guarda solo ed esclusivamente Kirlis. E queste sono dimostrazioni, vediamo ancora col braccio. Ancora, questo è un fallo, e vediamo. Dolfi è stato sanzionato, ma dopo che la punizione su Dolfi non è stata ravvisata, ancora in bonus le formazioni, si rimette, vediamo, chiede lumi Lorenzo Dolfi. Viene richiamato prontamente Dolfi, arriva il giovanissimo Samuele Gramaccia. Vediamo il secondo arbitro Sposito, Gian Matteo di Livorno. Conciliavolo con Mirko, con Omar Serravalli, coadiuvato dal secondo assistente Mirko Pasquinuzzi, Stefano Liberto, dal fisioterapista dottor Simone Marraccini e Carotti Ruggero. Si va per linee orizzontali 16-13. Ottimo, aumenta la velocità, cerca e la mette dentro con un tocco particolare l'atleta Pinna. Va in attacco, arresto e tiro, Matteo Cutini non va. Va in attacco, 16-15, va fino in fondo e poi cerca, la mette dentro il neo entrato. Numero 15 Smecca torna in vantaggio 17-16. La formazione, ottimo reverse Carlino Provenzal è entrato, si è subito presentato, ha presentato le sue credenziali. Arresto e tiro corto, va Carlino Provenzal a rimbalzo, palleggio alto, transizione sopra la metà campo, si smarca a difesa a zona, va fino in fondo e poi ancora ostacolato e alza le mani in segno di resa il numero 6 Saccenti, ma l'intervento arbitrale non si fa, consegna un modesto Samuele Gramaccia, pallone a doppia mano, va dietro. Vediamo ancora il numero 7 aggirato da Kirlis. Rao Giommetti chiaramente non ha l'elasticità e la fisicità, ancora è il numero 22, si è cambiato Pinna, non va Rao Giommetti, va Carlino Provenzal, deve provare da tre. Carlino Provenzal ce l'ha nel DNA la tripla. Carlino Provenzal dà con il sinistro, schiva l'avversario e poi va, perde il pallone, ancora supera il numero 22, la freschezza atletica e sbaglia clamorosamente. Ottimo, giusto
Il primo arbitro, Sgherri Tommaso, ha visto bene, abbiamo visto bene anche noi. È stato sfortunato l'atleta Pinna, ma d'altra parte l'ultimo tocco è stato il suo. 18-17, un bello spettacolo qui al Palasport Est di Arezzo. Ineccepibile, abbiamo anticipato irregolarmente. Fallo commesso da Samuele Gramaccia. Subisce un richiamo ed una segnalazione di fallo, quindi 18-17, 21 secondi al termine del primo parziale con la prima della classe, dicevamo Prato, 24 punti, 14 vittorie, 2000. Ecco intervento di Samuele, ecco la freschezza atletica, Kirlisse stoppato dal numero 9, è Kirlisse che lamenta una irregolarità da parte del suo franco bollatore Samuele Gramaccia. Vediamo, peccato, Raul Giommetti non ce la fa a mettere dentro il pallone. Comunque dicevamo 18-17, vantaggio per la formazione aretina, ancora in fase di studio delle due formazioni, punto a punto non c'è stato un vantaggio enorme, 4 punti soltanto, 7-3 per la formazione di casa, poi le triple veramente degli elementi più forti come Tahiti e Staino hanno riequilibrato le sorti. Noi ci vediamo tra qualche istante. Tutto pronto qui al Palasport Est per questo secondo parziale, 18-17 vantaggio della formazione della Amesba, si riparte con 17 punti realizzati, con 7 punti realizzati da Cutini, 2 da Dolfi, 3 da Castellucci, 4 da Giommetti, cerca la realizzazione, va a rimbalzo, numero 15 smecca da dietro al compagno di gioco. Abbiamo il blocco in attacco, cerca sulla corsia di sinistra, dietro al numero 3, Danesi cerca da lunga distanza, non va a rimbalzo, in due sul pallone, alla meglio Raul Giommetti che lascia Cardino Provenza, finta, va dentro, poi da dietro, Cardino Provenza, non deve assolutamente lasciarsi andare da fraseggi che con questi, il calibro di questi avversari non si possono assolutamente fare. Non va, è cominciato, le polveri cominciano a riscaldarsi i muscoli, ma vediamo come che franco bollatura riceve Matteo Cutini dal diretto avversario. Finta, va sul ottimo, è il compagno di gioco che ha messo per le terre Matteo Cutini. Ancora Kirlisse, no Lucche, va per Cardino Provenza, ancora va a cercare la confusione, supera Raul Giommetti, finta stratosferica, mette a terra l'avversario e va a 22-17. Vediamo, erano improvvisazioni quelle dei prime tre, i primi tre canestri da tre, poi cominciano a sbagliare con ritornando ad una percentuale umana, non da marziani. Primi tre tiri, tre triple, vediamo, si ferma Kirlisse, è stato anticipato Raul Giommetti, un po' stanco, vediamo, Samuele va a cercare il diretto, è entrato il numero 5, Biscardi va su, cerca dalla lunga distanza, va in braccio di Kirlisse,
Vediamo rotazioni numerose. Va Carlino Provenzal, mezza a due, finta e mezza. Non va, questa volta si dispera Carlino Provenzal. Ottimo, ha visto bene Lorenzo Dolfi, ha cercato l'impossibile per eliminare l'out in favore degli avversari, ispiratissimo il nostro Lorenzo, ma è la marcatura serrata ferrea di Kirlis che non gli lasciano spazio in fase offensiva. Ottimo, lascia, arriva, ferma immobile la difesa aretina. A buon gioco Pinna, si introduce senza, si libera molto bene Samuele Gramaccia, poco più che diciottenne, questo campione veramente costruito qui ad Arezzo. Samuele Gramaccia ha rifiutato formazioni più blasonate e rimane qui, cerca a rimbalzo e vediamo le smanacciate del numero 5, del numero 7 ci sembra, Kirlis, delicatissimo, lo Giometti costringe al fallo, saranno due tiri liberi per Raul Giometti. Vediamo come se la cava dal fermo, mentre un'altra sostituzione, ritorna in campo Giulio Bianchi rilevando l'altro play. Carlino Provenzal, una promessa realizzatasi nel tempo e ora chiaramente ritornata all'Ovile d'Arezzo dopo aver girovagato in Toscana. Non va, peccato, Raul Giometti troppa potenza. Non va neanche il secondo. Auguriamoci di non rimpiangere questi errori come è successo qualche volta qui molto tempo fa. E trova la realizzazione Smecca, Tintal, ancora a secco Kirlis, e vediamo come i primi tiri, come per lei il calcio, il portiere, il primo intervento e definisce praticamente l'intero comportamento, la mette dentro, un break deciso per la formazione e Pinna la mette dentro. Ottimo questo servizio, Samuele questa volta ci voleva, sarebbe servito un 24-23 in vantaggio la formazione, ma un break di 4 punti per la formazione ospite. Questa volta non va, velleitario il tiro di Pinna, amnesia. Ottimo gesto, non è possibile. Lorenzo Dolfi ha chiesto troppo. Ottimo Raul Giometti, dai e vai, finta in mezzo a due, bloccato da due, vediamo Samuele Gramaccia, batte ancora in mezzo a due e Lorenzo Dolfi ha toccato con il piede il pallone, quindi sarà rimessa. 4-23 al termine del secondo parziale, molto più strette le maglie difensive di entrambe le squadre per cercare di contenere le colate offensive. Troppi errori in questa seconda fase hanno consentito l'aggancio della formazione dei Lanieri da 17 a 23, 6 lunghezze costruite dalla formazione 22 a 17 stavamo. Qualche amnesia difensiva
comunque ancora tutto da giocare questo match, match che deve rilanciare le speranze di alta classifica dei nostri ragazzi che sicuramente meritavano molto di più a Siena contro il Costone, regalato praticamente negli ultimi secondi finali, in vantaggio di 3 lunghezze, hanno dovuto lasciare 2 punti ai senesi. Si riparte 24-23. È il primo arbitro Sgherri Tommaso, coadiuvato dal secondo Sposito Gian Matteo di Livorno, entrambi con l'osservatore Alessio Fabiani di Lucca. Dunque un lancio per il Biscardi nelle maglie difensive, il numero 22 si libera e va dentro dopo un avvitamento dentro il canestro. Samuele, arresto e tiro, a rimbalzo, non va sotto mano per il numero 22, Pinna ancora dietro, Pinna ritorna il pallone al numero 7, Staino, Samuele Gramaccia, non va ancora, vediamo, messo giù, non va, messo giù il nostro Giulio Bianchi, va velocissimo, poi da dietro, troppo alto il pallone, vediamo scoramento nella formazione aretina, non deve assolutamente cedere, abbassare la guardia, non sono momenti questi di nervosismi particolari, devono assolutamente lottare fino all'ultima stilla di sudore per la propria formazione, una partita che può essere decisiva contro una Coriacea prima classifica. A rimbalzo, alla meglio, la cerca, va lungo ancora una volta, vediamo sgomento, Kirlis Laurinas, non è soltanto, sono errori che capitano, ma è già il secondo errore, abbiamo visto Laurinas, deve essere questa volta anticipato l'atleta in maglia azzurra, Staino. Si riparte, 2.39 al termine del primo tempo lungo, 24-25, vantaggio la formazione. Questa volta lanci lunghi, verticalizzazioni sbagliate clamorosamente, e cercano di superare la metà campo con lanci lunghi le due formazioni. Bianchi supera in velocità il numero 5, commette fallo, era fuori il pallone sulla linea, ancora aumenta la velocità, sbagliato questa volta il numero 7, Staino, che provvede il secondo arbitro Esposito Gian Matteo a invertire decisioni sbagliate del compagno di squadra. 24-25, Claudio Castelli, va a Giulio Bianchi, supera metà campo per Laurinas, vediamo, non è in grande spolvero, Matteo Cutini, questa volta non va, Matteo dopo aver iniziato veramente alla grande con vediamo, ha realizzato dopo aver è
è stato Matteo Cutini, il fallo su Matteo Cutini che è l'attaccante, mentre esce il numero 9 Fontani. Rilevato Kirlis, ottimo passo, finta, ottimo Matteo Cutini, grande, ma è stato Kirlis al quale dedica Matteo, vediamo la mano, un passaggio, una penetrazione veramente imponente da parte di Kirlis, abbiamo visto la scaltrezza, la velocità, la rapidità nei movimenti di questo atleta, veramente fenomenale, peccato che non lo sia altrettanto nel tiro per ora, auguriamoci che Matteo, vediamo con un po' di fortuna Matteo Cutini che sia il momento provvidenziale, mentre va in doppia cifra, 12 punti di Matteo Cutini, il primo per ora a superare la doppia cifra in questa gara. Claudio Castelli, rimessa laterale, Claudio Castelli ha abusato troppo della sua potenza, è entrato nel cono d'ombra dell'avversario mentre si prepara Raul Giommetti, esce Lorenzo Dolfi, 27 pari, perfetto equilibrio. Si va nella linea perimetrale, nel semicerchio, spallate, arresto e tiro, ottimo, bel gesto sportivo di Pinna, e addirittura vediamo Dolce, Laurinas, Kirlis che ha mandato a canestro il compagno di gioco, ancora una prodezza di Kirlis, visto che dal punto di vista realizzativo cerca in mezzo a due, poi da dietro e va, la mette dentro il numero 90 Tahiti, da tre ritrova il pari, 29 pari da formazione, una battaglia veramente, battaglia di punti, battaglia di nervi, le due formazioni si contendono il risultato, e bene fa coach Omar Serravalli a richiamare in panchina i propri ragazzi per interrompere questa striscia degli avversari. Cercare di cambiare l'inerzia del gioco che sta passando nelle mani dei pratesi, che conducono 32-29. Può essere stati sempre in vantaggio. Claudio Castelli riceve palleggio alto, cerca di liberarsi di Smecca, ancora porta avanti il pallone e poi va a ricevere Giulio Bianchi, ottimo Kirlis cerca 22 secondi, supera l'avversario e poi va a Raul Giommetti, vediamo la classe, l'intelligenza sportiva di questo atleta, ha visto che la sua precisione balistica non è eccelsa e ha cercato di servire al meglio i suoi compagni di gioco che meglio di lui. Scivola il numero 3 danese, prontamente sollevato da terra da Kirlis, 2 secondi.
Vediamo da oltre metà campo, da oltre 40 metri praticamente, ha cercato di superare l'ostacolo del canestro, ma è andato vicino, ma in questo sport conta mettere dentro il canestro e basta. 31-32, vantaggio per la formazione ospite. Comunque battaglia vera, battaglia intensa qui al Palasport Estra Mario D'Agata. Noi andiamo a prenderci un tè caldo, ritorneremo con voi tra qualche istante per il secondo tempo lungo tra la prima e la quarta della classifica generale. Tra poco. Tutto pronto qui al Palasport Estra per questo secondo tempo di questo incontro, il 19° turno, 7 al termine, primo della classifica generale, la formazione in maglia azzurra bordato rosso del Prato, Sibe Prato. Arriva Carlino Provenzal, la manda out, diciamo primo tempo 31-32 vantaggio del Prato, che conduce la classifica con 24 punti, distanziando di arresto e tiro del numero 7. Va in contropiede la formazione aretina. Ha commesso fallo il numero 3. Dicevamo, vediamo i punteggi. 35% da 2, 13 su 37. È un punteggio relativamente 22-43% da 3, 31 punti realizzati da 12 Matteo Cutini, 2 da Dolti Lorenzo, 2 da Kirlis. È stato contatto di piede di Dolti Lorenzo. In doppia cifra anche Giommetti con 10 punti, Castelli si è fermato alla tripla iniziale e 2 punti Provenzal. Per la formazione ospite è Staino con 7 punti, il miglior realizzatore. Vediamo, grande prontezza dei riflessi, taglia la metà campo, transizione per Kirlis, palleggio elegante e poi dietro spalla per Matteo Cutini, raccoglie il pallone Lorenzo Dolfi, finta al tiro, blocca l'attacco di Matteo Cutini, Matteo cerca, arresto e va! Ciclone! Matteo realizza ancora una volta, Matteo Cutini. La bomba che non arriva, va 14 Matteo Cutini, ancora il rimbalzo favorisce il numero 22 Pinna e va! Prodezza del tapin del numero 9 Fontani, in attacco alza la parabola, stavolta sguscia, vediamo mezzo a due, la mette dentro, va al terzo tentativo Lorenzo Dolfi, la sua perseveranza lo premia. Vediamo, è arrivato alla corte del nostro presidente lungimirante Mauro Castelli, che ha messo in piedi veramente una Eva, precisione balistica perfetta di Dolfi. 36-34, ritorna in vantaggio, comunque una bella partita, lotta di nervi sicuramente, una partita che punto a punto ci porterà fino a commette fallo. È il secondo arbitro Sposito Gian Matteo di Livorno. La composizione del resto della giuria al tavolo, segna punti Vera Baracchi, Acronomen Borgia Pietro Luigi, 24 secondi Chiara Mirarchi. Abbiamo altresì l'osservatore Alessio Fabiani di Lucca. Va in attacco il numero 7 Staino, va, la mette dentro ancora una volta, la formidabile realizzazione da 3 Staino. Riporta in parità le due formazioni.
Blocco in attacco di Raggio Ometti, va in mezzo sotto, vediamo, va a colpire il piede dell'avversario. Vediamo, non insiste nel tiro Kirlis, presumibilmente ha provato inizialmente. Vediamo, Cardino Provenzal carica il suo sinistro, va nel cono d'ombra, è il numero 9, a rimbalzo Tapin, stavolta il Tapin vincente del numero 22, ci sembra. Di Pin va, ottimo questo servizio. Niente. È stato disturbato in fase di tiro. Kirlis 36-38. E possesso, è il momento topico. Aggancia lunga i tentacoli il numero 9 Fontani. Cerca la bomba dalla lunga distanza, la mette dentro il Codino, numero 22. Smecca da 3, realizza da 41-36 ed ora più 5 il vantaggio della formazione. Matteo Curini smarca, fa girare il pallone, Chirlisse cerca, finta, si allunga, va lunga la gittata e fa in contropiede la formazione Danesi per Fontani. Fontani va sulla corsia di sinistra, cerca, ottimo, è stato, non ci sembra in ottima salute lo zar lituano. Vediamo, non ci sembra concentrato a dovere. Sicuramente l'asfissiante marcatura nei suoi confronti. Vediamo con quanta fortuna il numero 22 Pin, aiutato anche dalla buona sorte, vola in cielo il pallone e poi ritorna tranquillamente in perpendicolare sul, va con precisione balistica al secondo ed ora 7 punti di vantaggio, sono un'enormità. Vediamo, questa volta messo giù con irregolarità e con molta sportività comunque gli atleti, il numero 22 Pinna con Stein cercano di rimettere in verticale, va Lorenzo Dotti il primo con estrema sicurezza che cerca di dare ai propri compagni di gioco. Dotti accorcia il gap, cerca di invertire, 38-43, vediamo come insieme, e da 3, ma da 3 doveva essere fermato il, e come in questa circostanza è sul braccio di Matteo Cutini. Momento 38-46 più 8. Vediamo la panchina, ha chiesto il time out, si dispera. Vediamo Lorenzo Dolfi in panchina abbastanza irritato per questa decisione arbitrale sotto canestro non ravvisata dal direttore, da due direttori di gara. È un momento decisivo, cercano di aumentare il gap e la formazione dei Lanieri. 46-38, chiaramente la Pinna, la tripla di Smecca e Danesi danno, e cerca il pubblico aretino di infondere
infondere quella carica agonistica ai ragazzi che ci sembrano leggermente abbattuti, non motivati a... alla perfezione. ...38-46... va dentro il primo di Pinna. Non va il secondo. Va in attacco la formazione di casa. Lorenzo Dolpi, uno dei più positivi. Guarda, guarda lì. Ah, Lorenzo Dolpi! Dolpi, Lorenzo cerca, ma ha avuto chiaramente... ha avuto, sono azioni queste, realizzazioni che caricano non soltanto il... risponde il numero 3 danese. Ha iniziato con la tripla Matteo Cutini. Carlino Provenza sotto mano per Matteo Cutini. Guarda la sua palla, è messo sotto. Va! No! Addirittura! Aveva fischiato quando era già partito il tiro. No. Questo signor arbitro questa volta non è del nostro avviso. Secondo arbitro il signor Esposito Gian Matteo. 41-50 più 9. Da Dolpi a Carlino Provenza, allunga per Matteo Cutini, entra in questa volta va a servire l'avversario. Sono possessi, non hanno assolutamente bisogno dei nostri regali. Va in attacco Pinna, coprire tutti gli spazi difensivi, a zona la difesa, cerca la bomba che arriva puntualmente. ...53-41... scivola, si riprende, vediamo, non va, la marcia questa volta, va, e va Fontani, Pinna da Fontani, 56-41... Sapevamo della bontà degli atleti, chiaramente le triple Matteo Curini si libera a mezza due, cerca, vediamo, messo sotto per la volta di smecca da Danesi, 2.57 al termine di questo terzo periodo, dove è la realizzazione concessa, accordata più tiro aggiuntivo. Taini, è il momento della debacle della formazione di casa, ha ceduto coralmente la formazione, momento di abbandono generale. Haiti, 59-41, 18, incolmabile il vantaggio della formazione. Va slalom di Bianchi, vediamo, Bianchi messo giù. E Bianchi che
va sulla. Lunetta per cercare di 59-43 più 16, troppo ingeneroso per quello che ha fatto vedere l'Arezzo sinora. Pari punti nel punto a punto, primo secondo parziale da ripetere. Da ripetere, forse ingresso troppo precipitoso in campo della questa volta in genere assegna la rimessa in gioco ai pratesi con il Biscardi. Va sul sinistro Danesi, blocca in attacco di Fontani, ancora da dietro Fontani al rimbalzo, Fontani con le lunghe chiede, afferra, blocca, cerca per Biscardi, pallone va a Lorenzo, Bianchi dà al liberissimo, va Giometti, va, realizza, 43-59, si apre la difesa pratese per l'inserimento di Giometti che realizza. Biscardi, vediamo il Caini, Danesi, Caini, cerca, rimbalzo, 1.38, va in attacco, bravo Giometti, va dietro Bianchi trova, cerca la lunga. Come la rotazione del pallone abbia toccato la retina e sarebbe stato il 48-59. Castelli, sfortunato il capitano di lungo corso che vediamo. Addirittura è stato sanzionato Kirlis. Ancora contestazioni chiaramente dal pubblico, anche se contenute nei limiti della normalità e della sportività. E la formazione di casa è Omar Serravalli, coadiuvato da Mirko Pasquinuzzi, che richiama in panchina i propri ragazzi quando mancano 43 secondi al termine di questo terzo periodo. Una punizione sanzionata dal primo arbitro Sgherri Tommaso contro i nostri colori, disapprovata dal pubblico. E abbiamo visto come sul 45-59 non chiediamo la luna assolutamente, i valori sono emersi nei primi 5 minuti del terzo periodo con le triple giganteggianti di Fontani, di Pinne, di Danesi. In attacco la formazione, vediamo, commesso fallo, frenato addosso all'avversario Giulio Bianchi, 33 secondi al termine, rimessa in bonus le formazioni, 5 falli ciascuno, quindi ogni fallo sarà
combinato, sarà sanzionato con due. Vai il primo. Il primo di Danesi, non va al secondo, a rimbalzo in due, si avventano sul pallone, alla meglio Giulio Bianchi su Lorenzo Dolfi, si allontana Irlis, vediamo come 20 secondi al termine, cerca la bomba e va! C'è anche Kirlis, la prima realizzazione di Kirlis. Vediamo se... terminato 48-60. Chiaramente il Tahiti è stato beccato dal pubblico. Noi ci rivediamo per gli ultimi 10 minuti di fuoco, auguriamoci che lo siano per i nostri colori. A tra poco. 48-60, un punteggio che chiaramente, niente da applausi, sono tutti per il tecnico. '48-60, dicevamo, quando ci si mette anche la sfortuna nel 45-59, il tiro da tre di Claudio Castelli, che ha circumnavigato il cerchio interno per poi essere risputato dalla sorte. Potevamo accorciare il gap e da lì ricreare l'entusiasmo per risalire la corrente che ci fa trovare a 12 punti di distacco. Vediamo le percentuali di realizzazione bassa, sono le nostre: 36% da due punti, 18 su 50 contro il 43% degli avversari, 23 su 54. 20% da tre punti, 3 su 15, 31, 9 su 29 dei lanieri. Tiri liberi 9 su 11 per noi, 5 su 7 per gli avversari. Mentre si riparte con questo, arriva Kirlis lanciato a canestro, che sia il segno di rimonta per i nostri colori. 48-60. Va il primo con sicurezza esasperante, il primo di Kirlis. Va il secondo. Ha messo, ha innestato la mano, cerca di sfuggire. Non va a rimbalzo, è rimasto solo il numero 90, cerca l'inserimento della lunga distanza, Biscardi, Dascia dietro al compagno Fontani, arresto e tiro, ottimo, va sulla sirena, è perso un possesso la formazione, auguriamoci che sia dovuto alla stanchezza, mentre il pubblico di Fede Aretina comincia a vedere in questo match la enormità il passaggio non è dei più corretti dietro l'uomo, quindi cerca di vedere le difficoltà dei nostri ragazzi, cerca di incoraggiarli, di dare quella carica agonistica per cercare di rimontare un gap che sembra, va in mezzo a due, arresto e tiro, non va, rimbalzo alla meglio, vediamo in mezzo a due, cerca il reverse che non arriva, Dolfi alla meglio, Giulio Bianchi, transizione, va, lancia libero e va, bravo Giommetti realizza, cerca Claudio,
cerca Claudio il supporto del pubblico imponente. Vediamo, vediamo, è il numero 90, è il 90 che ha commesso fallo, forse un fallo di frustrazione, chiaramente vediamo, vediamo se si è innervosito il numero 90, chiaramente è stato il primo arbitro Sgherri Tommaso che non ha condiviso il comportamento di questo atleta che è andato via in malo modo, ha lasciato il terreno di gioco. 52-60 in piena rimonta, se non dal del punteggio sicuramente, ma del morale, rincorata la formazione di casa, e c'è da recriminare sul tiro da tre di Claudio Castelli dalla lunga distanza che ha girato più volte intorno alla rete, al canestro, al ferro interno, per poi essere rigettato all'esterno nel punteggio di 45-59, una rimonta che c'è stata successivamente a dimostrazione che la reattività dei nostri ragazzi, nonostante assenze pesanti della per infortuni ed influenze dei nostri ragazzi, vediamo, cerca Giulio Bianchi di coprire Biscardi nella traiettoria del pallone, da Giommetti va in Dolti, mette il pallone, sfugge inavvertitamente, poi da, cerca subito Giulio Bianchi, no Lucche, Lorenzo, 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 Lorenzo Dolti, va in doppia cifra, 55-60, deve riaprire, e vediamo, sale alto l'entusiasmo, sono punti che fanno riaccendere questo entusiasmo, vediamo con le spalle, va, va, il capitano, c'è, vediamo la spallata del numero 9, 57-60, la rimonta stratosferica, ancora più in alto, 15 punti di vantaggio i Lanieri, vediamo, non cercano, ed ora disorientati i Lanieri, è il numero 90, ancora in bonus chiaramente le due formazioni. Sarà rimessa in gioco per la formazione di casa mentre esce il numero 5 Biscardi. Reinserisce il quintetto di base con Danesi. Si porta la rimessa in gioco. Danesi va. È chiaramente lasciato libero il numero 9. Fontani rimette prontamente. Slalom e va Kirlis, deve 62-59, ancora entusiasmo veramente commovente, e va tiro aggiuntivo, tiro aggiuntivo, ha commesso fallo, 59-62. Va alla lunetta Staino, Staino, vediamo, deve, ha realizzato da 3, da 2, da 3, da 2, vediamo come sarà, e va anche da 1, Staino, 65-59. Va in attacco la formazione di casa, 6 minuti e 48, commovente l'incoraggiamento, blocco di, e ancora vediamo l'attacco del lituano, dello zar della Lituania, non va a buon fine, velletario è stato da oltre 10 metri, va fino in fondo e poi perde il pallone, vediamo, arriva di gran corsa, di rimonta il numero 18, ottimo questo servizio, finta, poi va dentro, spintonato, spintonato, aspetta, due tiri liberi,
è il numero 90, ancora una volta il numero 90, non sappiamo con chi ce l'ha, è con, ha trovato un ostacolo duro il numero 90, hai trovato un grande guerriero, caro 90, non te la prendere con il capitano di lungo corso, perché non sai cosa ti aspetta se no, dal punto di vista sportivo chiaramente. E va Lorenzo Dolfi alla lunetta, il più perspicace, il più preciso nei tiri liberi, lo è stato, ora non vorremmo essere smentiti, ma va con precisione balistica, 5 su 5 e 6 su 6, Dolfi 61-65. Messo in gioco praticamente la 48-60 nel terzo periodo, più 15, più 12 e poi più 15, cerca di liberarsi dell'uomo Danesi, Danesi passa al numero 9 Fontana, vediamo il numero 7 come cerca dalla lunga distanza e la mette dentro, e queste sono cose che vorremmo vedere. Fontani, e ancora una volta, queste sono cose veramente meravigliose per il nostro, per la nostra vista e per ammirare uno spettacolo che è la, ottimo questo, ottimo come gesto atletico di questo numero 9 che ha riportato praticamente con queste due, la tripla e la doppia, ha riportato un vantaggio enorme nei binari della imprendibilità. Ha dato la norma del vantaggio, ha dato la norma del vantaggio, è stato il numero 34, il capitano Claudio Castelli, peccato nel momento di aggancio dal 69-72, tre punti di, ha avuto la, non ha osato più delle, si sono fatti prendere dall'eccesso di realizzazione, hanno sprecato banalmente due occasioni, due possessi i nostri ragazzi, comunque nonostante tutto non hanno mai, non si sono mai sentiti inferiori agli avversari in vantaggio di 15 lunghezze, 12 lunghezze, ed ora sono tornati a più 9. A 5 minuti al termine ci vuole veramente l'impresa. Abbiamo sentito il commovente tifo dei nostri giovani, dei nostri spettatori. Si riparte con questa rimessa dal fondo, è in possesso Staino. Staino porta, supera la metà campo, poi cede alla sua corsia di sinistra Banesi. Danesi va a servire Pinna. Fontani, ancora Fontani, 8 punti di Fontani praticamente hanno azzerato le velleità della formazione aretina. Come si, vediamo come sia entrato nel cono d'ombra di Carlino Provenzal. Mecca, si rialza prontamente, esce Lorenzo Dolfi e veramente ha portato punti, 14 punti alla causa aretina, ha cercato di l'aggancio, non ci siamo riusciti, comunque va Cardino Provenzal. Va 2 su 2. 63-73, 10 punti di vantaggio,
da meno 3 siamo ritornati a meno 10. Ed ora il pubblico pratese, ottimo questa azione in velocità di Carlino Provenza, che ha liberato Matteo Cutini. Carlino Provenza in mezzo a 4, batte e poi la mette dentro Provenza. ...65-73 più 8, 4 minuti 3:50 al termine, va fino in fondo. Ancora in bonus le due formazioni, rimessa dal fondo per la formazione ospite, rimessa laterale, 3:39 al termine, 65-73, 8 punti di vantaggio, mentre si prepara ancora Dolfi. Ha fatto respirare coach Omar Serravalli dopo 5 turni vittoriosi dal 22 di dicembre alla settimana scorsa, l'ultimo turno con il Costone. Partita che potevamo tranquillamente vincere. Vediamo Dolfi messo giù dall'avversario. Carlino Provenza alla rimbalzo. Carlino Provenza retrospalla, elegante. Carlino Provenza va a gramaccia, blocco in attacco di Matteo Cutini. Ancora una volta Carlino Provenza la ruba il pallone agli avversari. Blocco di Raul Giommetti in mezzo a due. Carlino Provenza ancora. Alzo alla meglio Pinna per Danesi. È una battaglia veramente, ma sono gli 8 punti di Fontani. Gli 8 punti di Fontani, ancora fa valere la sua atletismo Matteo Carlino Provenza. Ed ora il pubblico veramente sta mostrando la sua partecipazione intensa. Questa qui è la bomba di Danesi che distrugge fisico e morale ai nostri ragazzi. Va in attacco, ottimo di peccato, questo meritava molto altro Lorenzo Dolfi. In attacco Smecca, è stato contrastato da Samuele Gramaccia, che lascia il posto a Kirlis. ...65-76... va il primo, va anche il secondo. Kirlis, serve Raul Giommetti, dai e vai, vediamo come è marcata ancora una volta il numero 22. Due liberi per il nostro Zar. Mastica amaro la nostra formazione. Va il primo. Due su due, precisione, 4 su 4, quindi una percentuale. Matteo Cutini, che è stato sanzionato, è sul numero 9, chiaramente il numero 9 la perfezione. Lo deve dimostrare la perfezione balistica dalla lunetta, in quanto
da 3 da 2 è stato perfetto, non lo è Fontani, non lo è stato l'uomo. Ha sbagliato due tiri liberi. Lorenzo Dotti, Kirlissen, blocco in attacco di Matteo Cutini in mezzo a te slalom, la mette dentro Matteo, 67-78, 1-32 al termine, ormai è andata la partita, cercano di far trascorrere in danno i secondi utilizzando tutto il tempo a disposizione. Pinna che non dà scampo ai nostri colori, 69-81, 12 lunghezze di vantaggio, ormai irrecuperabile la formazione, ma sul 61-59 potevamo chiaramente con più determinazione, con più agonismo, con più raziocinio cercare l'aggancio e poi il momento di sbandamento degli avversari. Chiaramente sono formidabili le triple dei pratesi. Dopo sentiremo lo scout che ci fornirà Federico Fracassi, vedremo. Soltanto Fontani 5 triple con 3 di danesi, smecca 12 e 2, 3, oltre 15 triple, sono 45 punti realizzati, un'esagerazione, praticamente una partita di pallacanestro, quando i nostri colori, 2 di Dolfi, 1 di Kirlisse, 1 di Castelli e 1 di Bianchi, 5-6 triple. La dice tutta sul valore potenzialità dei colori azzurri pratesi. Si libera molto bene Vacher Liss, cerca di superare il suo diretto avversario, va al blocco di Matteo Cutini, si libera dell'avversario e poi da dietro Lorenzo Dolfi, va Lorenzo Dolfi da due, ha segnato il direttore, ci è sembrato da due quella di Dolfi, 71-81. Sale a 8 il margine di vantaggio, vediamo, scalpita il numero 3 danesi, scalcetta all'esterno, si aiuta con il braccio, commesso fallo praticamente Giommetti, quindi sono 5 i falli di Raul Giommetti, lascia onestamente il terreno di gioco, applaudito dal pubblico, a ritiro 71-81, veramente il divario si è acuito nel terzo periodo, 48-60, poi è continuato fino al 61-59, quando praticamente abbiamo avuto l'opportunità secondi al termine, una partita che gli ospiti hanno portato a compimento con più determinazione, con più classe e con più, va Matteo Cutini, l'unica soddisfazione di aver realizzato sotto mano, cerca di fare interrompere gli altri. Samuele Gramaccia, Gramaccia costretto al fallo, va, manda il canestro dal tiro libero, Stein al numero 7, impone la legge del più forte la formazione dei Lanieri, sempre più in alto, ma 8 punti di vantaggio
pugna il terreno del Palasport Extra degli Aretini, 2 su 2. Anche Stein realizza. Giornata nera per i nostri colori, va, abbassano, esultano i lanieri. 73 a 85, 12 lunghezze di vantaggio, la partita che doveva dare ai nostri ragazzi l'opportunità di ritornare in avvicinarsi ai piani apicali della classifica generale, invece siamo stati allontanati. Comunque sicuramente la posizione dei playoff è stata assicurata e garantita, ed ora il giusto premio degli atleti a centrocampo, la formazione ospite e i nostri ragazzi, per ricevere l'applauso, l'entusiasmo, le grida dei pratesi che, dopo averci battuto in casa 77 a 65, ci hanno battuto anche qua 85 a 73. Ed ora, come si conviene agli sportivi, l'applauso va a tutti gli atleti in campo, a dimostrazione che nello sport non ci sono i nemici da abbattere, ma ci sono gli avversari da combattere. Noi terminiamo con questa diretta televisiva, ringraziamo il nostro operatore Fabio Bianchini che ci ha assistito in maniera pregevole. E prima di cedere la linea alla regia sentiremo dalla mia voce dei diretti protagonisti Sensazione Commenti, a tra poco. Pensavate di fare praticamente un unico boccone della nostra formazione come risultato finale, oppure avete avuto paura all'ultimo quarto, all'ultimo 61-59? Ma allora, intanto complimenti per l'organizzazione, per la vostra trasmissione, vi seguo sempre molto volentieri e con piacere. Complimenti ad Arezzo per il movimento che sta creando a livello cestistico, perché ho avuto piacere e l'onore di lavorare con la Nazionale Giovanili e ho visto con quanta cura e con quanta attenzione questa società stia lavorando sul settore giovanile, con gente molto preparata, qualificata, e vedere una prima squadra che ha comunque questa struttura, questa idea, questa organizzazione è veramente un piacere per il Movimento Toscano. Quindi questo veramente complimenti al Presidente e a tutta l'organizzazione. Per quanto riguarda la partita, noi siamo venuti qui con il massimo rispetto e la massima attenzione, perché reputiamo la squadra di Arezzo come una delle più attrezzate, perché ha un grandissimo quintetto, grandi giocatori, quindi l'abbiamo affrontata per la squadra che è, una grande squadra, in campo si è visto, si giocavano molte chance anche per riprovare a salire la china nella gara di stasera, si è visto, ci hanno provato, non hanno mollato, e sinceramente devo fare i complimenti al lavoro prima di Delia, adesso di coach Omar Seravalli, per il lavoro che sta facendo su questi ragazzi e per come sta compattando il gruppo. Cioè, Arezzo come la vede il coach Pinelli nelle otto che andranno ai playoff? Ma sicuramente come una squadra che giocherà e si giocherà la promozione all'interno della griglia, cercherà di prendere la miglior griglia possibile e giocarsi tutte quante le sue chance. Ovviamente come tutte le squadre che si giocano i playoff si cerca sempre di arrivare con la miglior condizione fisica, la miglior condizione mentale e di salute da parte dei giocatori. Ovviamente non ha niente di meno rispetto a tutte quante le altre, anzi secondo me se continuano a lavorare e a crescere così potranno veramente essere molto molto protagonisti. Abbiamo perso, però non abbiamo perso la carica agonistica dei nostri ragazzi, quando a un certo punto alla fase finale sono arrivati a due punti di svantaggio, 59-61. Potevamo fare raggiungere l'obiettivo di riattaccarsi praticamente alla partita e non ci siamo riusciti. Comunque la squadra è chiaramente, i valori in campo si sono visti, c'è gente che ha giocato in Serie A, non che i nostri non siano da Serie A, intendiamoci, ma vuol dire gente che ha passato di questo livello qui, di questa levatura qui, non possiamo fare diversamente. Quindi non ci abbattiamo, ma cerchiamo di continuare come si è fatto fino a 2 settimane fa.
Ma sì, indubbiamente abbiamo giocato contro una buona squadra, siamo andati vicino, siamo andati, abbiamo provato in diverse maniere a tamponare un po' soprattutto il loro strapotere fisico, perché comunque da quando ci sono io è la squadra fisicamente più grossa che abbiamo trovato e a parità di ruolo sono indubbiamente anche più grossi di noi. E niente, ci abbiamo provato, abbiamo provato a chiudere l'area, ci hanno punito da tre punti, abbiamo provato a stare un pochino più sulle linee di passaggio e rischiare un pochino meno il tiro da tre punti, perché comunque hanno mediamente quattro ottimi tiratori da fuori e ci hanno punito dall'altra parte, ci hanno punito. Però peccato, però ci stava di giocare con la capolista e di non vincere, però comunque ci siamo giocati la nostra partita, ci siamo giocati a parte il terzo periodo un break iniziale in cui sono stati veramente, dal mio punto di vista, veramente bravi loro, perché ci hanno fatto, insomma, ecco, abbiamo tentato per tamponare di fare quattro azioni a zona dopo che a uomo stavamo facendo fatica, abbiamo fatto quattro azioni a zona e abbiamo subito quattro canestri, abbiamo subito e niente, tanto di cappello a loro, sia per l'organizzazione, per il modo di gioco, perché comunque stasera ci hanno messo veramente in difficoltà. Spogliatoio Amaranto, come vive questo particolare momento? Ma sta in particolare momento, abbiamo perso a Costone in un campo difficile, abbiamo perso in casa con la prima in classifica e certo non siamo certo sorridenti, però già da martedì ci rimbocchiamo le maniche, lavoriamo, ci abbiamo ancora da trascorrere insieme otto partite, di lavorare, lavoriamo, facciamo il massimo per raggiungere il posto migliore in questi playoff e poi a questo punto l'obiettivo è arrivare più in forma possibile a maggio, quando ci saranno i playoff, per disputare un playoff bello gagliardo. Mauro, comunque la squadra c'è la reattività dei nostri ragazzi, non sono mai caduti in falli, diciamo così, di reazioni, hanno lottato fino alla fine, una bella squadra. Ma guarda, innanzitutto dobbiamo fare i complimenti a Prato, perché è in effetti la squadra che è dove è in classifica, quindi deve stare lì e questa qua è la squadra più forte che noi abbiamo mai incontrato insieme a Fucecchio, quindi è giusto, quindi rispecchia perfettamente la classifica. Ovviamente è una squadra formata da 5-6 giocatori che hanno calcato parquet molto ma molto importanti, insomma, voglio dire, è chiaro che andare a competere con una squadra come è la nostra, che comunque sì è fatta per poter provare andare sopra, ma tu puoi lottare quanto vuoi, però insomma poi alla fine se i 5 giocatori in campo di Prato trovano non so se una percentuale al tiro da 3 altissima, non ho visto i tabellini, ma cioè allucinante, non so quante triple ci hanno fatto, è chiaro, anche con le mani davanti, è chiaro che diventa un po' difficile, e questo è il primo problema. Il secondo problema è che una squadra così la puoi battere con una difesa forte, la difesa forte l'abbiamo fatta all'inizio partita e poi abbiamo calato e l'abbiamo rifatta molto bene nel terzo quarto, quando avevamo preso il break di 20-0 o giù di lì. Subito dopo riprendere mi sembra 17 punti di svantaggio e arrivare a meno 2 vuol dire che se stiamo in campo concentrati, è chiaro che difendere a quell'intensità per 40 minuti è impossibile, però se tutti quanti ci mettiamo d'impegno e vogliamo ottenere qualcosa, dobbiamo comunque fare qualcosa di più, ancora di più in difesa. Penso che saranno le parole anche del coach, presumo. Comunque io anche oggi faccio comunque complimenti ai miei ragazzi, perché ripeto, le nostre bocche da fuoco non erano al 100% della condizione. Kirlis ha giocato con una caviglia già domenica, è ricaduto un'altra volta su questo infortunio, oggi è andata un po' meglio, si è messo a disposizione dei ragazzi facendo degli assist straordinari. Poi sai, i punti contano per il giocatore, a noi interessa vincere le partite. Poi ovviamente c'è chi è più sottotono, meno, insomma, chi più chi meno, però in sostanza io non posso lamentarmi più di tanto, ecco, devo dire la verità. Era una partita fra le quali avevamo pensato che ci stava anche la sconfitta, ci abbiamo provato comunque con tutte le nostre forze a vincerle, onore ai vincitori. Un bocca al lupo ai nostri ragazzi, allora, che possono... Concedimi di fare una divagazione della Serie C.
In settimana ci sono state due notizie importantissime. La prima è che la nostra Under 16, eccellenza, ripeto, eccellenza per Arezzo, magari che non segue molto la pallacanestro, è nazionale. Diciamo nazionale. Ci siamo qualificati con la vittoria contro Laurenziana, ci siamo qualificati per il secondo turno, quindi all'Interzona, e questo è un altro risultato storico per la città di Arezzo. Secondo l'Under 18 siamo fra i primi in classifica, se non ricordo male secondo, siamo in testa alla classifica con l'Under 20. Cosa significa questo? Significa che tutto quello che avevamo preparato negli anni, il sacrificio, gli investimenti fatti, adesso sta portando i propri frutti. Abbiamo un futuro davanti, abbiamo dei giovani che possono domani continuare a tenere alto il nome della città, e questo è poi alla fine quello che conta. E quello che ha fatto piacere è anche l'affermazione del coach ospite, Marco, che ci ha detto che lui guarda volentieri questa trasmissione, tutti i martedì sera aspetta questa trasmissione, perché si è congratulato non soltanto per l'organizzazione della trasmissione, dell'intelaiatura della società, della squadra, della scuola basket Arezzo, per tutto quello che ha portato a livello nazionale, anche perché lui allena anche le giovanili e vede che le giovanili aretine praticamente stanno emergendo in tutti i settori, quindi diciamo così ha osannato un po' anche quella, la realtà, ha portato in evidenza e detta da un allenatore, diciamo così, che frequenta da Marco Pinelli, che frequenta gli ambienti nazionali, io penso che sia un bel bagaglio di incentivo per i nostri colori. Grazie per quello che ha fatto la nostra scuola basket, e auguriamoci che possano vedere anche risultati positivi d'ora in poi. Al nostro pubblico televisivo, arrivederci alle prossime partite della scuola basket Arezzo. Arrivederci a tutti.